Qual è l'obiettivo? Perché, allora, detto francamente, a me correre senza obiettivo mi fa schifo. Devo correre senza obiettivo, non lo faccio. Iniziamo con la presentazione, ok? Chi sei e cosa fai nella vita per chi non ti conosce? Allora, niente, lavoro. Faccio progettista elettrico e da poco è nata una passione per lo sport. Descriviti in 3 parole. Allora, determinato, costante e molto, molto preciso. E poi invece per quanto riguarda le passioni, appunto, oltre alla palestra e alla corsa, cosa hai altro di passioni? Niente, perché oramai mi prendo tanto di quel tempo che quando non ho. Quando ho tempo libero, alla fine decido di, che ne so, leggere, uscire, fare i cazzini in giro, così. Allora, iniziamo invece con le proprio vere domande. Io ho scoperto, sempre appunto tramite fonti, quindi Ivan, i tuoi cari amici, che oltre alle maratone, che diciamo sarà l'argomento clou di questa intervista, che tu fai anche CrossFit, giusto? Sì, ma Ok. con CrossFit sono partita. Col CrossFit sei partito. Ah, interessante. E appunto, cos'è questo CrossFit? Allora, il CrossFit è un insieme di movimenti funzionali ad alta intensità, ripetuti, nel senso che prendi le fondamenta, che ne so, del calisthenics, quindi lavori alla sbarra, trazioni, muscle up, dip, e sollevando pesi olimpionico, quindi quello che si è olimpiadi quando vedono i bilancieri volare, e li combina tra di loro. Poi ci sono dei movimenti funzionali e li combina, quindi ripetuti ad alta intensità. Poi, una volta è capitato che in prossimità, lo scorso anno, della maratona di Bologna, il nostro allenatore, che tra l'altro adesso lui è un grande appassionato di corsa, ci ha proposto di preparare la maratona di Bologna. E dicendo proprio, perché la gara in sé per sé è una gara, diciamo, come posso dire, bastarda, perché rispetto a 10 km, perché non vuoi, o non vuoi se la fai, o una mezza maratona ai 21 km, un po' di allenamento lo fai, la maratona in sé per sé inizia, la vera fatica la inizia a segnare al 30º km. Cioè, tu ne hai fatti 30, però se sei allenato volano quei 30, li fai tranquillamente. 30-40 è la morte, cioè nel senso che vai, corri solo con la testa, cioè, non è, fisicamente non ci sei più. Che tipo di allenamento fai? Cioè, qual è appunto le tue abitudini? Allora, no, niente, praticamente si compone, c'hai un piccolo pezzo iniziale dove ti riscaldi, riscaldamento, poi fai il bello workout, che sono quindi diversi esercizi ripetuti, alta frequenza, quindi che ne so, fai 20-30 minuti dove ti distruggi, letteralmente ti distruggi, e poi fai degli altri esercizi di crescita, però hai diverse skill, cioè sono diverse skill da mettere dentro, quindi che ne so, migliorare col bilanciere oppure migliorare con la sbarra, migliorare con, sono tante skill, la camminata in verticale per dirti, poi ci sono le flessioni in verticale, cioè dipende, ci sono tante skill da mettere dentro e comunque sono molto allenanti, a livello di cuore sono molto allenanti. Quante volte lo fai questa settimana e per quante ore? Allora, 1 ora al giorno, massimo 1 ora e mezza, un'ora Ok. e mezza, e dipende, nel senso che quando corro tanto, 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 tipo questo periodo, vado Sì. 3 volte a settimana. Normalmente 5. CrossFit va ad allenare molto la parte, il core centrale, quindi che ne so, la parte centrale, quindi i quadricipiti, addome, petto, però comunque le gambe le alleni tantissimo, quindi è meglio evitare di sovraccaricarle. Fai una specie di dieta per Sì. Poi mantenerti, sì. alla fine è relativa, cioè nel senso che comunque vado da un nutrizionista perché altrimenti non riuscirei a fare tutto quello che faccio. I benefici di questo sport ce ne sono? Allora, fisicamente ti trasforma completamente, ma fisicamente ti trasforma, cioè nel senso che ti fa mettere massa muscolare e ti fa dimagrire in un men che non si dica. Poi alza il cuore, però io considero che io ho visto i primi cambiamenti sul corpo dopo 4-5 mesi che lo facevo, non è mai successo. Se ti inizia a piacere è molto, poi è bello perché si fa, cosa dire, si fa in gruppo, nel senso non è una cosa che fai per te come vai in palestra, ti fa la tua esercizietto, si fa in gruppo, quindi alla fine si fa proprio assieme, quindi ci si incoraggia. E ovviamente tutto seguito da un personal trainer, giusto? Sì, comunque sono persone qualificate che ti seguono. Va bene, dai, ecco, adesso arriviamo appunto al discorso delle maratone. In che cosa consiste questa disciplina? Ah, devi correre per 42 km.
Corri per 42 km fino a quando non tagli il traguardo, che diciamo che è l'unica parte che vale la pena. È l'unico momento in cui vale la pena tutto quanto è quando passi il traguardo. E che sensazione provi? Ah, è fantastico. Lo prepari per 3-4 mesi, quindi comunque impegnativo a livello di tempo più che altro, ma non tanto i primi periodi, più alto l'ultimo, quello di carico massimo è molto pesante. Però poi io. E ecco, ma il fatto della preparazione del maratone, cioè tu hai detto 3-4 mesi, ma che cosa succede in questi 3-4 mesi? Si divide, fai corse lente, brevi, corse veloci, corse forti, quindi corsi, aumenti la velocità per lavorare sulla velocità, ripetute, corse medie, si chiamano i medi, quindi non vai a velocità elevatissima, ma vai a velocità media praticamente, Ok. tra quella normale, tra quella leggerissima che potresti mantenere per tempo indefinito e quella dove ti alza il cuore tantissimo, e corse lunghe, lunghe, tanto lunghe, quindi arrivi ai 35-36 km. Questa passione per le maratone hai detto che è nata perché te l'ha proposto il tuo coach, giusto? Sì. Ok, ma cos'è che ti ha spinto a dire sì la faccio, cioè sì la voglio fare, voglio continuare, non dopo la prima ma farne anche altre? Allora, l'obiettivo della prima è sopravvivere. Vabbè, ok, mi sembra giusto. Farla e arrivare al traguardo. La prima Ok. la seconda poi ti piace, dici cazzo, però voglio migliorare, magari voglio migliorare. Poi puntavo a farla in un posto particolare, quindi per andare a farla in. Che ne so, sono da Amsterdam, tanto è vero. Hai detto prima appunto che hai partecipato a quella di New York, quella di Amsterdam. No, New York è da fare, la Ah, devo fare New York è da volendo. fare, ok. Ecco, invece quelle che hai partecipato oltre ad Amsterdam, quali sono Fatto state? Rimini Amsterdam. Rimini, Amsterdam? Sì, le settimane prossime, quindi quali sono? Milano? Milano, settimana prossima, e New York, a fine novembre. Questo invece appunto, per chi volesse iniziare, che consigli daresti? Basta niente, basta un paio di scarpetta corsa e partire. Comunque poi dipende cosa vuoi fare, nel senso che qual è l'obiettivo? Perché allora, detto francamente, a me correre senza obiettivo mi fa schifo. Nel senso che se devo correre senza obiettivo non lo faccio. Con obiettivi si può fare. Quindi uno si pone prima un obiettivo e si organizza per questo. Poi all'inizio basta un po' di scarpe da corsa, poi comunque servono. Poi devi mettere i vari tasselli, quindi che ne so, abbigliamento, un allenatore magari, un piano preciso, perché serve un piano preciso, chi ti guida, serve chi ti guida. Poi magari puoi mettere nutrizione, puoi mettere tutto quanto, però poi all'inizio basta un obiettivo, secondo Ma tipo appunto la prossima che sarà di Milano, che obiettivo hai? me. Proviamo a fare 3 ore e 30, che Ah. comunque non è bassissimo come tempo, però sarebbe togliere un'ora da un anno, sarebbe metterci un'ora in meno rispetto allo scorso anno. Hai parlato di tempistica. Qual è il tuo record per adesso? Delle due che hai fatto? A 3 ore e 50. 3,50. E mediamente in quanto si può finire? Allora, la media maschile, perché poi sono Sì. sia la media maschile, è di Ok. 4 ore e 20, quindi quella è la media maschile, 4 ore e 20. E per questa maratona, quando hai iniziato a prepararti? Per Dicembre, inizio dicembre. tutte le maratone, appunto, c'hai uno che ti segue o fai tutto da solo? No, no, un allenatore. Un allenatore, okay. Che è lo stesso di CrossFit? Scusate, CrossFit, scusate, CrossFit. Ah, ok. Il discorso appunto di prepararsi per una maratona, quante volte ti alleni? A settimana 4 volte. Invece, questo è proprio mentre tu stai correndo, ecco, che sia all'inizio, che sia più o meno all'inizio, o comunque verso la fine, ecco. Che sensazioni provi mentre stai correndo? Stacchi il cervello, devi staccare il cervello, perché se inizi a pensare ai chilometri, alla fatica, non ti passa più, non ti passa più, devi staccare il cervello. Come gestisci invece la respirazione È resistente? la corsa lenta che fa resistenza, Sì? è il correre piano che fa resistenza, con basse frequenze cardiache. Quello alleni le due componenti, cioè la componente aerobica, che è quella che ti permette di aumentare la resistenza, e l'anaerobica che ti permette di aumentare la velocità. Devi allenare entrambe. Con la corsa lenta alleni la prima. Ma te quando parti dallo start, parti, cioè come parti? Lento, veloce, medio? Ah, devi partire. In realtà quando parte lo start non parti, cammini, perché sei in mezzo a mille persone. E quindi all'inizio sei imbottigliato, quindi i primi 2 km è una corsa, cioè è una corsa ostacoli, devi dribblare un sacco di persone. Poi parti, tendenzialmente parti al passo che ti sei prefissato. Quindi tu, che so, ti sei allenato per fare hai un obiettivo di tempo, e sai che per fare questo obiettivo di tempo devi correre a quella velocità.
E quindi parti, tendi a partire a quella velocità o un po' più lento, perché l'optimus sarebbe poi aumentare verso la fine. Hai mai provato a fare altre discipline oltre alle maratone? Zero. O comunque a interesse, non so. No, no, No? Come ti vedi comunque qual è il tuo obiettivo, il tuo futuro in questo caso? no, no. Allora, piacerebbe scendere sotto le 3 ore, Ok. correre in una sotto le 3 ore. Qual è il record del mondo? 2 ore e 1 minuto. Ma aspetta, di quale maratona? Berlino, quest'anno. Berlino quest'anno, però. 2022, 2 ore e 1 minuto. Ok, ma a livello proprio di tracciato, tutte le maratone sono su pianura o hanno anche delle Devono pendenze? essere in pianura. In pianura? Ok. Sì, quelle sono altre gare, quelle con dislivello sono altre gare, si fanno in montagna tra l'altro. Ok. Lunghissime, però si fanno in montagna, ci sono altre preparazioni, non corri sempre. Ma, cioè, comunque io mi chiedo, cioè, chi vuole fare della propria vita appunto un lavoro, quindi le maratone? Cioè, in che modo può essere pagato? Ah, sponsor? Oppure fai, che ne so, lo fai come lavoro, nel senso che in Italia devi entrare nei corpi. Nelle forze dell'ordine, che ne so, quindi i carabinieri c'hanno i propri atleti, le fiamme oro, poi ci stanno, devi diventare un atleta. Quindi loro sono retribuiti, sono pagati da sponsor e anche percepiscono lo stipendio dallo Stato. E poi fanno, che ne so, fanno le gare, i premi delle gare. Dopo la gara, come avviene l'approccio, ecco, dopo che fai una maratona, come avviene l'approccio? Dopo che è finito, niente, è finito, cioè è una liberazione, è finito, sei Ok. libero, non sei nemmeno più stanco, ho detto francamente, alla fine. Ok, ma nei mesi successivi comunque continui a mantenere la corsa o proprio... Stacchi per 1 o 2 settimane, stacchi completamente, fai delle corsette così, giusto per riprendere e tenerti in forma, ma alla fine eviti di esagerare. Poi dopo un mesetto magari puoi iniziare a riprendere.